Ed eccoci finalmente, dopo questo travagliato viaggio, alla meta finale, il paradiso. Innanzitutto qua gli spazi sono sconfinati, infiniti. L'inferno è qualcosa di concreto, passo dopo passo vai sempre più giù finché ti ribalti e sei dall'altra parte del mondo. Nel purgatorio fai l'opposto, scali una montagna aspra e dura e appoggi i piedi su qualcosa di solido. È anche vero che questo qualcosa di solido è la certezza che se fai del male e non ti comporti come si deve, la pagherai cara. E più la paghi cara, meno possibilità hai di uscirne, di alleggerire la tua anima, per farla arrivare dove sono giunti i nostri eroi. Qua invece è tutta luce. Una delle cose da ricordare, se mai ci dovessimo capitare, è che dobbiamo avere con noi degli occhiali da sole di qualità e di forte protezione. Qua è tutta luce. Più avanziamo, più la luce si fa intensa. Tutto brilla e splende. Anche Beatrice diventa sempre più luminosa e bella man mano che si procede, passando di cielo in cielo. Eh sì, perché per orientarsi si è diviso lo spazio infinito in cieli, dal cielo della Luna fino all'Empireo, passando per Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, stelle, insomma, sempre più lontano dalla Terra. In ogni cielo ci sono le anime splendenti in contemplazione della luce di Dio. Dante parla con loro, ad alcune chiede spiegazioni sui massimi sistemi della vita e della fede, robe difficili, lasciamole stare. Oltre a tanta luce e sfavillio, in questo paradiso, tutti cantano e danzano. Cantando e danzando formano croci fiammeggianti e fanno giochi di parole con lettere che diventano aquile parlanti. Si divertono a fare girotondi concentrici di luce. Insomma, è tutto un gran turbinio di luce e musica. La parte più alta e luminosa del paradiso è l'Empireo. Un fiume di luce scorre fra due rive fiorite. Il fiume diventa un vortice, i fiori si mutano in luminosi angeli e anime di beati che vanno ad occupare il loro posto in un grande anfiteatro a forma di rosa candida. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Dante si volta e non trova Beatrice, ma al suo posto un vecchio dallo sguardo luminoso e lieto. Ormai è un copione già scritto, uno scherzo proprio di cattivo gusto, a sparire così nel nulla prima Virgilio ed ora Beatrice. Il nostro Dante le rivolge terzine di ringraziamento, ma non si dispera come aveva fatto per Virgilio. Secondo me sta cosa che gliene diceva dietro se l'è legata al dito. Il vecchio signore è San Bernardo di Chiaravalle. Il suo compito è di preparare Dante alla visione di Dio. Dio è ineffabile e la mente umana è troppo limitata per comprenderlo. Dante percepisce solo tre cerchi luminosi di tre diversi colori che si fanno uno e dà l'intuizione di come la natura umana e divina di Dio si uniscano.
la fretta che anelarmi porta al nido vi faccia perdonare tanto ardire, or che il mio narrar è giunto al lido. Altro non voglio che il gran disire in voi di sì beltade, in me confido, nel cuor un desider vi fia fiorire. Di sì bel viaggiar con Messer Dante siamo giunti al fin di fronte a Dio, ma di tal fortezza in noi mancante dei sogni ci contentiam di pagar fio e dall'amor ci chiniam davante. Oltre non va il cuor ed il pensier mio. Al fine del nostro dire ascoltiamo ancora le parole di Dante. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgea il mio disio il velle, sì come rota ch'igualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.